programma di Agenda Urbana si snoda lungo tre drive, che sono il first, quindi l'innovazione, diciamo, attraverso la costruzione di una smart city che prevede, per quello che riguarda la città di Terni, la fruibilità del centro storico attraverso i processi di innovazione tecnologica. Prevede l'innovazione sociale finanziata col fondo FSE, ma prevede soprattutto quello che presentiamo stamani, l'agenda digitale e quindi la fruizione online di tutti i servizi per i cittadini, le imprese e per i turisti. L'agenda digitale è un pezzo importante del programma di Agenda Urbana. Da domani Terni sarà la prima delle 5 città che mette online i propri servizi anagrafici e tanti altri servizi a disposizione dei cittadini, con l'obiettivo di evitare gli spostamenti, perché questo è uno degli obiettivi di Agenda Urbana, di evitare gli spostamenti dalle periferie verso il centro, di evitare meno possibile che i cittadini utilizzino i mezzi, quindi creino inquinamento, per utilizzare, come dire, i servizi della pubblica amministrazione. Tutto questo poi starà dentro un contenitore che si chiamerà Vivo l'Umbria e, nel caso della città di Terni, Vivo Terni, attraverso una web app con cui sarà possibile fruire per i cittadini di tutti i servizi che riguardano la pubblica amministrazione, ma che riguarderanno anche i parcheggi, le modalità di parcheggio, che riguarderanno la fruizione dei beni culturali e dei beni turistici della città. Tutte e 5 le città di Agenda Urbana staranno poi dentro un unico contenitore che si chiama Vivo Umbria e che vuole essere, anche attraverso il nome e il claim che gli abbiamo dato, vuole essere una nuova modalità di fruire dei servizi da parte dei cittadini, delle imprese e dei turisti, cioè modalità di fruizione che guardano e traguardano la modernità. È un pezzo di quell'Umbria 4.0 che abbiamo messo nel DEFRE e che stiamo cercando di costruire passo dopo passo, utilizzando e mettendo a filiera anche le risorse e le 5 città di Agenda Urbana, che saranno un po' le drive, le guida, diciamo, di questo nuovo processo che traguarda, diciamo, un obiettivo della regione più complessivo, che è quello della modernizzazione e dell'innovazione. Siamo a presentare la prima azione concreta di Agenda Urbana, ovvero quella dell'attuazione dell'agenda digitale. Con grandissima soddisfazione dico per il grande lavoro fatto dalla struttura, per essere i primi ad aver firmato le convenzioni e poi averlo declinato nelle azioni specifiche. Quindi oggi avremo l'opportunità di vedere come cambia il sistema di rapporto fra gli abitanti di un territorio, quindi sia cittadini che imprese, e la pubblica amministrazione, tramite la possibilità di innovare i servizi e di renderli fruibili a prescindere da recarsi direttamente nel centro città. È chiaro che questo ha un senso particolare per noi, sia per migliorare la qualità complessiva di vita, scegliere se recarsi sul posto o fare tutto da casa, quindi parlo di certificazioni piuttosto che altri servizi, che poi tra poco vedremo, ma contemporaneamente ci permette di rendere particolarmente competitivo il nostro territorio. Questa è una sfida che è assolutamente importante, inserita soprattutto in una fase in cui stiamo ridisegnando da un punto di vista di sviluppo urbano questa città. Chiaramente parlo della visione dell'area di crisi complessa, in cui avere un territorio infrastrutturato e capace di offrire grande competitività speriamo sia funzionale proprio al migliore sviluppo possibile.